lei ci diceva, venite in questo appartamento, pagate 4.000 euro 15 giorni perché vi dovete fare la doccia quando non dice l'acqua. Io gli dicevo, c'è sta lei in un appartamento così, chiaro? Lei non becca la lire? Che sia chiaro, lei l'acqua domani ha il volumino nero fuori che me la tira dentro. No, però, cioè, che sia chiaro, io voglio l'acqua in casa, mi devo lavare, chiaro? Ciao! Ecco, domani sera, anche stasera la devo avere. Dove lavo? A che ora? Ora. Ora manco il viso ci si può lavare. Noi non ci sa l'acqua tutto il giorno. Quando vengo io via dal mare, mi lavo le 3 la notte per avere l'acqua. Ma che siamo dei fuori? Oh, ripigliamoci, signore. Ecco, quindi se lei stasera un po', perché non lo giustifico, perché lei doveva aver già messo in moto un meccanismo, perché da 2 giorni che gli si dice, ma mica gli si inventa le nuove allo stemma. Non mi importa, ci sono io quest'anno qui, a me è successo, è un disagio, non lo voglio. C'è la ragazza amici miei che ha un appartamento in fondo alla via, gli viene l'acqua tutta la sera. Se non siete attrezzati per essere... No, io dico quello che mi pare, chiaro? Dico quello che vedo, non è che gli dico che sto vedendo cose al di fuori del mondo. L'acqua qui non viene e il naso nei giardini fuori in dei posti, chiaro? Quindi io voglio l'acqua in casa, non ci trovo appartamenti consoni, perché io non voglio far come ieri sera. Sono incazzata come una bestia. Oh via. Ecco, trovi la soluzione, se no non becca 100 lire, eh? E anche quando te lo beccare se dovrò parlare. Arrivederci. Cazzo. C'è una tasta che mi così. Vedete come si muove. Fantastico. Così ti voglio, Cri, ma cazzo. cazzo, porca madonna, io devo andare nel fegato perché sono deficiente. No, ma non è mai successo questa. Ah, non mi interessa, ti do 100 lire. È vero, con quella non è mai successo. Allora, ho rotto il cazzo, l'altra sera ero qui che contiamo con un rospo, se gli rispondo l'altra sera ero così, infatti è andata bene, mi capite? Dico, diciamo che ragazzi è impossibile che mi venga... Ieri sera, porca oddio, hai visto? Siamo andati a farsi la doccia a fondo alla via. Da dei ragazzi che non fanno l'erba. Ma di che si chiacchiera, oh? E anche quando ci fanno venire l'acqua, ho detto se non la ragionate del prezzo. Perché a me, di venire in Puglia a lavorare a me fegato, a me sta bene.